Società e religione nel secondo secolo d.C. I primi 2 secoli dell'impero costituiscono un periodo di equilibrio politico, pace sociale e prosperità economica. È possibile però individuare i germi dell'imminente crisi. L'economia internazionale è florida, ma ci sono rilevanti zone di sottosviluppo e crisi, come per esempio l'Italia. Il rapporto tra Roma e le province, tra le città e la campagna, è di tipo predatorio. Le differenze sociali sono profondissime tra un'aristocrazia ricchissima e che impiega la propria ricchezza in spese di rappresentanza e di prestigio, e un proletariato urbano improduttivo, asservito e privo di prospettive. Il regime politico non consente ai cittadini alcuna forma di partecipazione effettiva, mentre gli eserciti hanno un peso che cresce sempre più nelle decisioni politiche. La cultura è prona ai voleri del principe, ma nel contempo la tolleranza religiosa favorisce la crescita di nuove religioni. Quella che si diffonde più rapidamente e in profondità è il cristianesimo. Un sistema economico integrato. La straordinaria floridezza economica dell'impero nel secolo della Pax Romana, da Traiano a Marco Aurelio, 98 al 180 d.C., si basava sulla ricchezza di risorse, sull'intensità dei traffici commerciali, favoriti dal basso livello dei dazi e dall'uso di un'unica moneta, su una efficiente rete di vie co di comunicazione terrestri e soprattutto marittime. Le città ricche di grandi e prestigiosi edifici pubblici erano in gangli vitali di questo sistema economico integrato. I ceti dirigenti, cittadini, avvertivano una profonda omogeneità rispetto al centro dell'impero e ciò favorì la coesione culturale e amministrativa del vasto organismo. L'Italia perde la propria centralità. La massiccia concorrenza economica portata dalle province all'Italia determinò però una crisi dell'agricoltura e dell'artigianato nella penisola, spostando al di fuori di essa il baricentro economico dell'impero. La scarsità di manodopera schiavile induceva i grandi proprietari agricoli italiani a dividere le terre assegnandole a coloni fittavoli sottopagati, per ricavarne la rendita maggiore possibile, senza effettuare investimenti e introdurre migliorie. Diversi mutamenti investirono la società romana in questa fase. La famiglia perse il suo ruolo tradizionale di cellula fondamentale della società, si affermava intanto una sempre più netta distinzione sociale fra i ceti più bassi, humiliores, cioè contadini, proletari urbani, piccoli proprietari e gli honestiores, ovvero le classi superiori dei nobili, degli alti funzionari, dei ricchi commercianti e dei finanzieri. Quindi si affermava sempre più una netta distinzione fra humiliores e honestiores. Crebbe anche un ceto borghese formato di funzionari pubblici, amministratori dei municipi, i decurioni, artigiani e mercanti agiati. Quindi crebbe anche un ceto borghese formato di funzionari pubblici, amministratori dei municipi, artigiani e mercanti agiati. Al vertice di questo ceto rimanevano i cavalieri. Solo i ceti privilegiati avevano possibilità di ascesa sociale, del tutto precluse ai proletari urbani e rurali e agli schiavi, la cui condizione peraltro migliorò in età imperiale, così come si ingrandì il numero e l'importanza dei liberti, gli schiavi, ossia gli schiavi liberati. Cambia il panorama culturale. La società imperiale conosceva intanto una notevole evoluzione culturale. I fenomeni più rilevanti di quest'epoca furono da una parte la grande diffusione del sistema dell'istruzione, dall'altra l'affermazione di nuove forme di religiosità legate a culti orientali o alla divinizzazione della figura dell'imperatore. La morale tradizionale del Mos Maiorum era ormai un ricordo del passato,
Si impose nella mentalità comune una vasta koinè etico-filosofica su base greca, ma aperta agli svariati influssi provenienti da tutta la vasta periferia del grande impero. Intanto però un'ormai prestigiosa tradizione letteraria in lingua latina consentiva il perpetuarsi, a partire dalle scuole, del mondo culturale romano. L'affermazione del cristianesimo. In campo religioso, l'evento di maggiore importanza storica e culturale fu la nascita del cristianesimo, portatore di un messaggio del tutto nuovo di fratellanza fra gli uomini. Per la forza intrinseca della sua proposta e per la posizione di lealismo che assunse rispetto al potere politico, il cristianesimo si radicò fortemente nella società romana, nonostante le persecuzioni cui venne sottoposto da alcuni imperatori.